3. Eccoci qua, puntata aspetta, speciale. Ciao. Per tutti quelli che ci vedono visivamente, ecco qui la meteoropatica fantastica automatica Rose. Ciao. Se applausi avranno ucciso di una persona perché... 80 persone morte. Benvenuti a tutti. Finalmente abbiamo la nostra ospite. Ah, sta puntata video l'abbiamo fatta cacà. Cioè proprio l'avete sudata, ve la siete voluta. Eccomi la puntata video con la super ospite. La nostra esperta di K-pop è venuta qui a parlarci di K-pop. Anche di lunga pop. Lunga pop. Ci parlerà di K-pop. Sì, in un certo senso. Tra l'altro, stavolta, cioè, straordinariamente tre notizie. Perché mi sento al centro presentatore? Perché è giusto che tu sia tra... Ah, due poppute. Chiama il 5550125 166 conta fino al 6. Giusto, Radio Italia vuole solo le maggiorate. Vuole solo le esatto. Maggiorate. Anche perché ho maggiorato una volta. Cioè, sì, siamo ben messi. Siamo in regola. Siamo tutte maggiorate. Allora, mi mette ansia il boss che sta là con la reflex. Mi sento proprio tipo corvo. Però facciamo più di niente. Tre notizie straordinarie. Sembra un maniaco lì con me. Ignoriamolo, ignoriamolo. Non, non guardate nessuno, a sinistra. Non meno male che voi non lo vedete. Va bene. Cosa hai da dirci? Cosa ho da dirvi? Non mi dare le spalle. Diciamo che... Ti do le palle. Dalle spalle perché purtroppo... Ho le palle, ho le palle o le spalle. Cioè, due sono le cose. Fai per la Rossana. Ecco, diciamo, parliamo di K-pop, come tu hai detto, parlando di... One Direction. Moriamo adesso. Sono un colpo, moriamo. No, sono grandi artisti, cioè a livello di Bowie... Forse Bowie è morto. Sì. Molti diranno: beh, parli tu che tratti K-pop, però diciamo dovresti... che in un certo senso, per chi sa di K-pop e J-pop, lì si fanno veramente un mazzo per poter arrivare dove sono. È la cruda posizione. Ecco. Punizione, non posizione. Veramente lavorano 20 ore al giorno, sottopagati. Invece questi ti fanno il mazzo. Esatto, diciamo. Questi ti fanno il mazzo, prendono un sacco di soldi senza fare nulla. Comunque, non fanno una mazza e ti la fanno triste il mazzo. Verità. Allora, prima notizia: si può voler morire? Si per può il tutto. Proprio idolo? Oh, sì. Se vuoi ti ammazzo io per il tuo no, idolo, no, cioè no, in no, questo no. momento. No. Diciamo che questa ragazza di Milano, perché ovviamente come tutti gli italiani ci vogliamo far riconoscere, per una volta i coglioni non sono esteri, sappiatelo. Siccome non è riuscita ad avere il biglietto per il concerto dei One Direction, ha detto no, basta, io mi butto dal balcone. Secondo e c'erano tutti quanti che sì, vai, vieni, vieni. Io buttati sono, che io è morbido. Sono la prima. Vai, vai. Buttati che fai prima, ma meno, una in meno. Buttati che è morbido. Cosa, vigili del fuoco. Ma lei ha detto, cioè come l'ha detto alla band? L'ha detto alla band o l'ha detto in per cazzi sua? Un video. No, dalle notizie pare che lei abbia deciso di tentare semplicemente il suicidio. Ma questo perché? Perché non è riuscita ad avere il biglietto dei concerti. Spiegato. Due concerti in Italia, non è riuscita ad avere i biglietti. E noi ti appoggiamo, ragazza. Vai, se vuoi fallo, noi ti spingiamo. Vai, puoi fallo. Fallo perché... Speriamo che non diventa paraplegico, se no vuoi vedere le... Ma al secondo piano dopo che si fa. Appunto, fallo, uno in meno. Uno in meno, no. Ha una bella capriola in aria. Poi sei come i ginnasti, no? Che credo che e poi sono il fuoco con i voti. Io posso capire che per il tuo idolo tu fai quello che vuoi. Chiamare idoli di One Direction. Idolo, idolo, cioè, è una parolona. Assomiglio di One Direction, sono meglio. Se vuoi mettere ciuffo, c'è cioè, i capelli la noccio, maglia sexy, scusa, è tutta liscia, c'è comunque liscia, puntata sensoriale sì. Oggi perché in ogni caso tu pure puoi tornare, mi stai distraendo, vai muovi, vado. Allora, questa è la notizia, rendiamoci conto, comunque salvata tutto salvata. Il resto, i genitori piangendo. Aveva io l'avrei proprio uccisa, ma in criccata botte. Di mazzate polenta di ragazza, col crick a bicicletta dal balcone, io ti pesto di botte. Minchia, che flash. Ci è appena arrivata una foto nell'occhio sinistro qui. Siamo sparaflesciati. Perforata la retina, ma in ogni caso. C'è i Paolini de Noartre. Basta parlare quindi... di One Direction. Scusa, non vogliamo parlare di quella che voleva uccidere il suo cane? Perché esiste una persona che voleva uccidere il suo cane? Questa ragazzina ha scritto un certo Liam Pripankin, che è uno dei membri degli One Direction. Liam Pripankin. Cosa? No.
il più famoso Pumpkin, ha postato una foto di lei che strangolava il suo chihuahua, tanto caruccio, maledetta, mandandola al mandandola a Liam Pribanchi. Gli ha detto: se non mi rispondi, se non mi segui, poi gran figata, cioè certo, ti segue fine, poi che fai, te la cioè, ti strusci il cellulare, cioè che fai, va bene, però mi segue, almeno mi segue, vabbè, se non mi segui uccido il cane. Allora lui non è che ha risposto tanti cazzi, che ha fatto, ha ignorato il tutto, quindi che questa qua che è peggio ancora, cioè credo. Levati, ha, ha mandato a me, lo fai finta, non lo so, per due giorni stai lì. Ma ti immagini la... loro quante menate leggono al giorno su Twitter, quanta tristezza su... No, e lei il giorno dopo ha mandato una foto con il cane morto. Allora so che è triste, ma mi fa ridere, perché poi hanno smentito la cosa dicendo che fosse un fotomontaggio. Invece due giorni fa ho letto la notizia che confermava che lei ha mandato, perfetto, il video mentre strangolava il cane. Quindi questa povera bestia veramente morta, sì, per colpa di questi One Direction, per colpa di questa demente che... è prende la stessa doppiatura. In ogni caso, adesso che vogliamo fare? Gli vogliamo chiamare questa qua? La bella. Questa è un'altra che ce facciamo trovare sotto casa in sua. Adesso voglio un fan di andare in America. One Direction, noi e manderemo poi One Direction il video con tutta l'esecuzione. Adesso io voglio un fan di Juice. Allora mandiamo la foto di noi che strangoliamo lei. Adesso ci devi seguire. Adesso ci seguiamo. Perché la stiamo strangolando. Io voglio un fan che mi dica: no, non è vero. Poi mandiamo il video totalmente. Sì. Sta con la tetta a Roberta, se non mi seguite. Sì, facciamo il televoto. Dai. Ma dai. Televoto di che? Per staccare la tetta a Roberta. No! Per Natale vi regaliamo un calco in gesso delle sue tette come svuotatasche. No, ma c'è anche Natale. Per Natale. No, c'è Pasqua che è ancora più vicino. È vero, tutte le scusami. Tutte. Va bene. Allora, le uova di Pasqua. Ok, tette di cioccolato. Sorpresa, doppia sorpresa. A forma di tette, va benissimo. Potete scegliere. Potete scegliere. Esatto. Per le ladies o vetti di cioccolato. Possiamo farlo. Guarda che uovo di cioccolato, che tette di cioccolato. E invece le palle dei ragazzi. O bette di cioccolata incartate. Non vi dico la sorpresa. Possiamo fare calco tette, calco palle. Possiamo farlo, possiamo. Vaschetta noi di gesso. Noi facciamo tutto, noi possiamo. Vaschetta di scaiola. Anche posa cenere, posa palle. Svuota tasche, scola piatti, ovviamente. Con le tette lo scola. Zuccheriera. Sì. Il brick del latte per il caffè. Il brick del latte, fantastico. Porta le quando arriva la posta, facciamo le chiappe, ci metti la posta in mezzo. Porta carta igienica. Porta carta igienica. È fantastico. Mi domando perché la Alessi non abbia già preso questi spunti. Ikea, dove sei? Ikea? Cioè, questo fare noi uno sto. No, ma noi faremo, esatto. Le idee del futuro. Sì. Escono tutte qui a Gistra d'Italia. Poi calchi nostri, capito? Saranno personalizzati. Sì, la R di Roberta. Sì. Quindi io ne avrò una più grande, una più piccola. Esatto, capito? Cioè, cazzo, la R può essere Rossana Roberta. Certo, doppia R, mi devi sa quelle. Doppia R. Oddio. L'hai visto? Mm-hmm. Fantastico, abbiamo già venduto a prezzo maggiorato. Mm-hmm. Ovviamente. Certo, ovviamente nei migliori negozi poi le maggiori di dimensioni a seconda del periodo, esatto. Capito? Sì. C'è una più profonda di una meglio, sì, una che ti pesa di più. D'estate sì, sono posa cenere, d'inverno sono proprio qualcosa spiccioli, capito? No, perfetto, la linea è fatta, sì, è completo, c'è tanto comunque, siamo andati sul sesso, sì, perché? Finiamo sempre di genitali, parliamo. Beh, tanto, in ogni caso, mettendo da parte appunto questi World Direction, parla di sesso. Io parlo di sesso. Allora, ritornando, riallacciandoci a molte puntate fa, l'ultima puntata, anche la penultima, dove appunto abbiamo parlato di questa usanza degli americani di fare America tanto signore, candele allora, al pollo fritto, deodoranti al bacon. Okay. Abbiamo un'altra ventata di freschezza. Ossia, dopo la candela, dopo il deodorante, abbiamo anche il condom. Il condom. Pensavo sapone intimo. No, perché adesso geniale, geniale. Il rinfresca palle ai ciccioli di maiale. Scusami, se il condom è
che per l'uomo. Siamo... Allora facciamo per un algoritmo per la donna. Ragazzi, io non so se già esiste in mercato una cosa del genere, ma è possibile perché qua ne possiamo lanciare anche questa. Possiamo lanciare anche in caso non esista, possiamo lanciare anche questo nel mercato. Ormai ci stiamo buttando nel mercato. Dentifricio, palle, tette di cioccolate, tette mobili e tutto quanto. Tette mobili. Facciamo anche esatto. Cugino, tetta mobile. Facciamo tutto. Adesso questi americani hanno anche messo in commercio questo condom anche di grande qualità, perché comunque immagino, è stato ben testato, cioè, quindi c'è grande sicurezza, nei minimi dettagli. Costa anche poco, perché tre preservativi $10, ben poco, esageriamo, e un pacchetto da 9 pezzi, esatto, 6 euro di 6, quindi questo prezzo è invogliato ancora di più, immagino, poi, vabbè, comprare, consideriamo che loro sono essere di coglioni, quindi. Ma non faccio prima, prendo un preservativo normale, ci sto. Un attimo, cara. La cosa atroce è che praticamente questo preservativo ha anche le sembianze. Che terribile. Con... No, io non oso immaginare. Ma tipo arrotolato in una fianco all'altra. Cioè, loro amano talmente tanto sto cacchio di bacon che tra un po' non lo so che. La veramente. Non l'ho fatto al cheddar comunque. Sì, cioè, persino per far profumare la parte intima di bacon. È assurdo, è assurdo. Questi amano il bacon. La roba quando apri. Oddio mio. Se non ti passa, ma pure la fame. Cioè, io non mangerei più bacon nella mia vita. Esatto, per quanto ti può piacere il bacon, però poi no, dopo che te lo sei vista abbrutato sul pisello, dimmi come puoi mangiarlo la mattina dopo. Che ci sarà americani del cazzo. Ci sarà qualcuno che odierà questo cazzo di bacon. Basta. Amiamo il bacon. Oh, amore, sì, grazie. Dicono, no, scusami, un pacchetto da 9 pezzi, lo pago 6 euro. Sì, prendo un po' di pancetta, bella, esatto, la faccio. Esatto, poi dramma. La fai il brodino di carne, ci fai bollire. Che schifo. Che è aromatizzato. Ricoprila. Con il brodo di carne, sì. Con l'acqua aromatizzata la carne. Quindi brodo di carne. Sì. Che schifo. E l'acqua aromatizzata brodo di carne. Sì, c'è cioè una cosa. Perché la Knorr? Stavo dicendo io Roberta prima. Allora a sto punto anche il lubrificante. Sì, ci siamo. No, cioè. Cioè, io non so immaginare un rapporto orale con lubrificante al bacon. Mettici pure un po' due uova, capito? Famo colazione. Uscirà anche con l'aglio? Contro i vampiri, che tipo che fanno sesso con i vampiri? Ma più ne metto, ma c'è Twilight, cioè la morte di Edward Cullen. Ma fammi un minestrone direttamente, non lo so. Oggi, amore, c'ho voglia di minestrone. Ecco, no. Lei che si spalma, che sì, risotto alla milanese, cioè ce ne stanno. Lubrificante. Pene allo zafferano. Compleanno, la torta dov'è? Qui. Però è made in America. Certo. Attenzione però, sì, almeno. Infatti, mi la cosa che lo sponsor non sia McDonald's. La cosa che specificano o Burger King. La cosa che specificano è appunto che è made in America e soprattutto poi grazie a Dio. Stanno specificando tanto il fatto che sia di alta qualità, ma te prego io, cioè, è in Italia che... di maiale. E in Italia non lo fanno la pizza. Cioè, capisci? Ah, cioè, pizza, qualunque... pizza, hanno cacciato, scusa, di sapore di merda, ci hanno cacciato le patatine al lime e pepe rosa. Sapore di me. Cioè, sapore di me. Cioè, no, questo proprio no. Scusate, patatine lime e pepe rosa. Facciamo uno sgrotto alla triglia. Che cosa è morto? Dai, che sono sanno di niente. Perché se dice queste cose orrende. Patatine alla pizza, shampoo alla pizza, shampoo alla cioccolata. Scusami. Le cose alla cioccolata. Deodorante che sta di sudore. Così come tu non lo portate. No, ma io conosco qualcuno che usa il deodorante che sta di che sudore. Che sta di sudore. Sì, lo conosco. Lo conosciamo. Non aveva... E fa effetto, strano. Perché si sente proprio. Sembra no, quasi sudore vero. Ci pensi però. Però invece dovrebbe annullarsi. Esatto. Ma perché tu dici come in matematica meno e meno fa esatto. più. Dovrebbe annullarsi. Esatto. Sembra quasi sudore vero. No, però è vero. Cioè, è talmente sa di sudore che sembra quasi sudore vero. L'effetto è bellissimo. Sembra quasi vero. Allora, per Halloween però, è una cosa fantastica. Quindi è la cipolla. Ah, la cipolla. La cipolla. Sì, tipo il Grinch che si passa... No, va bene. Siamo pronti per ragazzi, uscire sul mercato. In ogni caso, sesso sicuro. Sì, sì, ma che sicuro lo fai. Ma funziona come anticoncezionale per le volte dopo. In ogni caso, esatto. Immagini ti rimane l'odore. Io ritorno. Se trovai per sempre il piripozzo alla pancetta. Ecco, proprio per questo, io ripeto l'avvertenza detta precedentemente nell'altro video. No, nell'altro video, nell'altra puntata. Ossia quella di attenzione quando si fa uso di determinate cose che sanno di bacon. Non andate nel boschetto vicino a casa.
casa, esatto, perché altrimenti gli animali mi fanno secchi. Quindi cerchiamo di evitare, no, questo. Non è ben chiaro se poi l'odore si torna con l'acqua ragia o la carta vetro, non so come te lo togli. Che schifo. Non fai bollire, capito? Amiamo la gente e le sue poracciate. Comunque, cioè, questo serve a noi, non smettete di fare cazzate, perché sennò noi non possiamo parlare di niente. Gli americani ci stanno veramente aiutando. Grazie. Perché adesso vogliamo è materiale. Sì. Le coglionate le fanno gli americani, le italiane. Sempre. Adesso, sì. Le cazzate bellissime le fanno gli americani. Certo. Come fai a dirgli di no? Non so perché mi sta ritornando in mente la puntata vecchia dell'anno scorso, quello che si era fatto il pupazzo di neve. Italiano. Comunque le mongolate. Forse così si riesce a togliere la puzza di bacon. Per forse aveva usato per essere attivo, esatto. Non sapeva come fare. Allora una volta che lo usate, congelatevelo. Non sporzate il congelatore, prendete un po' di ghiaccio. Esatto. Quando non sentite più niente della vita in giro, ok, è andato. Avete tolto la pancetta. Ok, abbiamo tolto ogni dubbio. Ma la facciamo a twerk it, Joyce? Con tutti i culi di Joyce? Tanto Dio. Mamma mia, me la porta aerea. Cioè, dai. No. Io non ce l'ho, quindi ci combattiamo. Non sono capace di. Ma lo sai che ci ho provato un'altra, ma proprio zero. Non riesco. No, rimaniamo con i calchi. Ora sono un occhio nero. Rimaniamo con i calchi di delle palle tette. Ok, per Pasqua. Quindi avremo queste bellissime novità, sì, di cioccolata. Incantati di arancio. Di arancio, esatto. Poi se volete potete anche scegliere la cioccolata. Chi la vuole al latte, fondente. Chi la vuole fondente, chi la vuole bianca, con cereali, con aromatizzata al bacon, se volete. Con riso soffiato, fate voi. Ma perché le fai tu? Le facciamo noi. I pentoloni di cioccolata. Tu pensa, noi ci io sto facendo quelle cereali. Un attimo, quel riso soffiato. Te le smalverizzi, anche così poi col fondo per cercare. Che dici? Col fondo. Io se immaginare il fondo le scalda. No, il fondo freddo. No, con la ventola. Guarda, comunque il cioccolato per riprendersi subito. Così. Veramente? Un'oretta. Ma che hai provato? No, per fare le uova di Pasqua. Le uova di Pasqua. Allora, niente, concludiamo la puntata perché sennò andiamo avanti per 20 minuti e nessuno ci si caga. Non è vero. No, cioè ci cagano tutti. No, noi ci abbiamo comunque. Soprattutto con lei, mo. Salutiamo Francesca. Ciao, ciao Francesca. Francesca. Lei è la nostra ascoltatrice d'oro. Ascolta tutte le puntate, però almeno l'unica che ci sta. Lei c'è, noi sappiamo che lei c'è. Ma quindi facciamo il boom d'ascolti perché ci sta lei. Infatti, parliamo. Intanto c'erano le terminatorie per le fan delle One Direction. Anzi, dei One Direction. Ma noi non facciamo male One Direction. Però, bimbe mie, capite. C'è di meglio. Ok, che so bellini, so carucci, vi piacciono, sono i ciuffi particolari, ma non vi ammazzate perché non avete, non vi ammazzate poi, non vale la pena, non dovete mettere in mezzo povere creature tipo animali, esatto, per queste persone, per questi ragazzini, esatto, che tanto non vi si cacano comunque, ma tanto tra 2 anni capirete che sono decessi, che non fate vedere le tette, magari che state sperando tempo, tira più una tetta che un cane morto, mi raccomando, morto, però le tette devono essere ben ben fatte, se non ce l'hai per il culo, se non ce l'hai, ecco, bravo, oppure se non ce l'hai ancora quella, stati zitta e stati a casa. Montaggi su quello, in ogni caso, invece di fare il cagnolino, sì, morto, ti fai la bella tettona. Fai la distorsione in Photoshop, esatto, con la tetta, la guancia schiacciata, però con la tetta grassa. Fatto si fluidifica. Sì. No, non è si fluidifica. Scusa, prof di Photoshop. Sì, fluidifica. Fluidifica. Sì. Mettimi 30. Mettimi 30. Ho saputo che ho tirato la tetta, me lo merito. Non si usa Juice per chiedere d'accordo voti alti. Infatti smettila. Trentellone. Allora. Chiedo perdono. Perché sembra finta questa tastiera? Ma perché è finta? Scusate, cioè, guardate. Oddio, è meravigliosa. No! Un copri tastiera in silicone. Era un mattettato al bacon. C'è chi la odia questa tastiera. C'è chi la odia questa tastiera. Hai visto? Oh. Per comprarlo chiamate il 0555-0125. Bonifico. Scusa, dov'è l'invio? Scusa, dov'è l'invio? Hai visto? Scusa, dov'è l'invio? Però scusami, la puoi anche usare come tastiera? Sì. Sì, ma però c'è alcune cose che sballano. Allora, sì, no, Matteo ve la regala. Matteo ve la regala. Insieme al calco, ogni foto di tette e una tastiera o mutande, la stessa, esatto, cosa. Anche le gisene vanno bene, va bene, qualunque cosa. Si può portare? Sì, sì, è comodissimo. Te la puoi. Quando non è una tasca di preservativo, esatto, cioè comunque la rotolata, sì, sì, un po' di scotch davanti. Sì. Poi è anche stimolante, anche quei dei quadrettini. Sì, sì, vero, si scalda e prende fuoco. Questa è spettacolare. Anche duple fast, perché qui è questa che è poco fa trito. E invece questa fa trito.
capito, quindi proprio massime prestazioni e massime sensazioni. Perfetto. Cosa volete di più? Quando è che questa trasmissione è calata così in basso? Che si parla di One Direction, poi finisci sui preservativi, non lo so. Io direi che queste puntate con ospite dovremmo farle più spesso, anche mantenendo come ospite la nostra Rossana. Sai che non è male come idea? La so che vi piace, piace pure a noi, cioè per quale abbiamo scelto, se no scusami. Dovremmo mantenere comunque questa linea almeno una volta al mese. Utile, caro. Non cresceranno mai. Una mazza. Tardi. Tocca a te, la fattoria tocca a te. Che cosa? Che devo fare? Ma sei sbagliata. Cioè, vedi così. Ci manca. Non potrete mai avere. E poi fondo nero, perché e basta. Fondo nero, perché basta. Facciamo un po' di pubblicità? No. Andate su Facebook. Oddio. C'era sempre con questa pubblicità che mi mette in crisi. Il boss, ha detto di farla e non la facciamo. Mette andate su Facebook, Twitter, cliccate tutto quanto, cliccate mi piace, se non guardate, ci seguite il sito, perché il sito è nuovo, è bellissimo, è una figata, è tutta arancia, è talmente arancia che proprio... Ma adesso come foto per la puntata che cosa metterete? Infatti non lo sappiamo. Un bel preservativo al becco. Esatto, come mettiamo... Direction. No, che sì. No. Mettiamo la punta. È più bello il preservativo, no, ve lo no, giuro. No, un bel fotomontaggio, quando Direction. Io d'accordo, mo lo faccio, d'accordo. Ok, va bene, con il cane sotto, con il cimolo che caga sopra il One Direction, o con la gambina che gli sta fa di te. No, no, okay. Il cane con le luce lavora, con le aurora. Ormai è passato un poverino. Povero cane. Io se cagavo che pisciava sopra One Direction, sinceramente mi costava di più, Ok, d'accordo. Cercheremo andata. Di fare cane che fa pipì. Mi sei trovato una foto di One Direction così. Aspettando che arriva. Vabbè. Ok, raga, ci sarà. Credo che. Vedi che bella presentazione, perché non mi sono puntata. Vede. Va bene, ci sarà. Scusami. Uno vede una fotografia del genere, fa. È ovvio che è stimolato a vedere. Vitamina C. Proprio hanno superato lo stesso. Esatto, supereremo lo stesso. Adesso facendo anche questo super fotomontaggio. Lo faremo. Va bene. Cliccate mi piace. Quando l'avete tante fatto, volte. Ricliccate non mi piace e poi ricliccate mi piace. Numero, cioè poi una volta che ci avete seguito, perché noi cosa facciamo? Esatto, mi piace, mi amano, Margherita, che serve una delle due, esatto, e basta. Tanto non avete limiti, potete farlo quante volte volete. Nessuno vi rompe il cazzo. L'importante è che il finale è sempre mi piace. Sì. Esatto. Non perdete il conto, perché pari numero, pari di volte, esatto. Sapete cosa possiamo arrivare? Dispari. No, pari. No, 1-2. No. Se tu fai uno e mi piace. E mi piace. Due. Se tu fai il pari, quindi ogni dispari. Ogni dispari. Ecco, mi raccomando, non ascoltate Matteo. Ogni dispari. Ogni dispari. 1, 2, 3. Mi piace, non mi piace, mi piace. Ah, brava. Sei intelligente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fatela, fate la ripetizione, non mi basta niente. Oppure quando balli mi piace, non piace, mi piace. Esatto, quando mi mamma non mamma. Esatto. Altrimenti come se stai ballando. 1, 2, 3. Va bene, d'accordo. Possiamo finire? Sì, d'accordo. Possiamo farcela? Sì, ce la faremo. Quindi come chiudiamo? Facciamo un ventaglio. Guarda, carini, vola. C'è un ventaglio poco fa. Dov'è il ventaglio? Dobbiamo scomparire tutti dietro il ventaglio. È morto. Ma questo per caso? Concludiamo la puntata. Tutti vicino a me. Mi sa che tu sei come. Tutti vicino a me. Addio.